Il Notaresco deve riscattare il brutto KO di Termoli. Al Savini arriva il Monte Rotondo che nell'ultimo turno è impattato per 2-2 nel derby laziale contro la Tivoli. Bruno schiera il solito 3-4-3, ma cambia alcuni interpreti. Dentro Campestre e Ferri al posto di Pulzoni e Formiconi. Davanti Carnevali dal primo, panchina per il capocannoniere rosso-blu Belloni. Polverini cambia due elementi rispetto all'ultima gara. Calisto e Milani prendono il posto di Macri e Riccucci. Dirige Esposito di Ercolano. La gara parte forte, ne viene fuori un primo tempo ricco di emozioni. Dopo appena un minuto Milani direttamente da corner scheggia il legno traverso. L'approccio laziale viene premiato all'ottavo quando Milani sfrutta un lancio dalle retrovie e scappa sulla destra per poi scucchiaiare al centro dell'area dove Squerzanti arriva con i tempi giusti e deposita in rete per il vantaggio. Suona l'allarme per il Notaresco che da lì in poi cerca di prendere in mano la gara. All'undicesimo di Bartolo serve Marrancone che si aggiusta alla sfera e rientra sul sinistro. Benvenuti si distende e devia in corner. Un paio di minuti più tardi è Bonfiglio a provarci dalla distanza, ma il tiro è centrale. Al 23esimo timide proteste rosso-blu. Bonfiglio conduce e serve Marrancone che lascia scorrere per la corrente Tringali che calcia. Il pallone viene deviato tra le timide proteste dell'11 rosso-blu che chiede un calcio di rigore per un tocco con il braccio. Alla mezz'ora ecco il pareggio del Notaresco. Sulla sinistra si accende Bonfiglio che dopo un paio di finte propone un tiro cross nell'area piccola. Marrancone viene chiuso da un avversario. L'azione continua e Carnevali si trova il pallone tra i piedi e la porta spalancata per il più facile dei gol. I padroni di casa acquistano un coraggio maggiore. Un minuto più tardi ci provano per le vie aeree dopo un traversone di Pietrantonio, ma Tringali non è preciso. Al 34esimo si fa rivedere il Monte Rotondo. Calcio di punizione dalla tre quarti, battuto da Milani, Squerzanti anticipa tutti di testa, Curtosi con un colpo di reni salva i suoi. Pietrantonio al 37esimo lascia partire un calcio di punizione che si spegne a pochi centimetri dal palo. Benvenuti sembrava comunque in controllo. Un paio di minuti più tardi Bonfiglio cerca un gol dei suoi. Dal vertice dell'area il numero 10 lascia partire una conclusione potente che sfiora l'incrocio dei pali. Stavolta Benvenuti nulla avrebbe potuto. Ad inizio ripresa il Monte Rotondo ha l'occasione per riportarsi in vantaggio. Azione personale di Scaffidi che punta la difesa rosso-blu, penetra in area ma trova solo l'esterno della rete. La gara scorre senza particolari acuti fino al 19esimo, quando Carnevali non sfrutta un'indecisione difensiva degli ospiti. La dura legge del gol colpisce il Notaresco. Dopo un avvio di azione sospetto, Napoleoni conduce alla perfezione la ripartenza e imbuca per il taglio di Milani che parte sul filo del fuorigioco e batte Curtosi in uscita. I rossoblù protestano sia per una presunta posizione di offside non ravvisata dall'assistente sia per il presunto fallo ai danni di Tringali sul recupero palla. Il Notaresco va in bambole e rischia di subire il tris. Prima Curtosi rischia la frittata su un pallone per Scaffidi a metà strada. Poi lo stesso numero 17 prova un'altra azione personale partendo dalla sinistra e penetrando all'interno dell'area, a ridosso della linea di fondo. Curtosi in uscita si oppone e concede il corner. Finale all'arrembaggio per i rossoblù che però non riescono a portare pericoli concreti verso la porta difesa da Benvenuti. Forcini con una conclusione dalla lunghissima distanza e poi Francofonte direttamente da calcio di punizione che dà solo l'illusione del gol. Dopo 6 minuti di recupero al Savini il Monte Rotondo festeggia 3 punti pesantissimi in chiave salvezza. Delusione per il Notaresco che rischia di dire definitivamente addio al sogno playoff.